Sono proseguite le perquisizioni nell'alloggio, nella cantina e nell'orto urbano di Salvatore Caruso, l'ex guardia giurata di 68 anni, che non aveva mai denunciato la scomparsa della moglie Samira Sbia, all'epoca 32 anni, sparita da Settimo Torinese nel 2002. Il procuratore di Ivrea Ferrando, dopo che Simba e Ascan, i due cani in forza al nucleo cinofili dell'arma a Bologna, avevano fiutato nel pressi del box del cortile dell'abitazione di Salvatore Caruso, ha predisposto l'avvio delle ricerche. Il marito, barricato dietro le finestre di casa, si dichiara innocente. Attende fiducioso che gli investigatori terminino e lo lasciano in pace. Tu hai divorziato perché ti sei stufato di cercare? No, perché io mi ha mollato, ha abbandonato il tetto coniugale, io anni fa, no, adesso. Ma tu poi hai denunciato la E te scomparsa? che ho denunciato? Subito, l'ho denunciato a casa. Ma proprio la scomparsa? Insomma, se n'è andato, non è più tornato indietro. Ma Si è portato scusami, via non hai anche dei paura che lei sia successo qualcosa? soldi, si è Ma portato non hai via. paura che le sia successo qualcosa di brutto? Ma io spero di no, però fare suoi. Quando io ho divorziato, basta, estranea era, estranea tornata, basta. Cosa devo fare La prossima settimana si effettueranno altri accertamenti e Ferrando dichiara che è soltanto un'ipotesi di lavoro. Intanto i carabinieri continuano a setacciare la casa in via Petrarca, in particolare l'orto, la cantina e un'altra ala della casa. L'ipotesi è che Caruso abbia ucciso la moglie, liberandosi poi del cadavere.